Nell'udienza generale di oggi Papa Francesco ha lanciato l'ennesimo appello per la pace in Ucraina, Terra Santa e in altre parti del mondo afflitte dall'orrore della guerra. La gente non ha più nulla, mancano cibo, acqua, medicinali, una tregua è possibile, un cessate il fuoco a Gaza è sempre più urgente. Le parole del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Non può esserci un diritto a sopprimere una vita umana. La Pontificia Accademia per la Vita dopo l'inserimento nella Costituzione francese del diritto all'aborto. Accordo tra medici di famiglia e Regione Puglia per potenziare la medicina territoriale, regole certe per il futuro. Presentato a Bisceglie lo studio condotto dall'Università di Bari sulle povertà e sugli interventi posti in essere nel territorio comunale. Benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di Tele Deon. Questa mattina, durante la consueta udienza generale del mercoledì, Papa Francesco non ha letto la catechesi a causa del perdurare del raffreddore, ma al termine ha lanciato l'ennesimo appello per la pace in Ucraina, Terra Santa e in altre parti del mondo afflitte dall'orrore della guerra. Sentiamo. Mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli anziani e agli sposi novelli. In questi giorni di Quaresima continuate con coraggio nell'impegno di liberarvi da tutto ciò che maschera la vostra vita per ritornare con tutto il cuore a Dio che ci ama con amore eterno. Ancora una volta, fratelli e sorelle, rinnovo il mio invito a pregare per le popolazioni che soffrono l'orrore della guerra in Ucraina e in Terra Santa, come pure in altre parti del mondo. Preghiamo per la pace, chiediamo al Signore il dono della pace. A Terlizzi si è concluso ieri con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Domenico Cornacchia il Triduo in onore di Maria Santissima di Costantinopoli. Vediamo. La festa di Costantinopoli è per la comunità di Terlizzi un appuntamento consolidato con la fede, la tradizione e il senso di convivialità. Il piccolo santuario nel cuore del centro antico della città dei fiori ha ospitato nei giorni scorsi centinaia di fedeli per il Triduo in onore di Maria Santissima di Costantinopoli. Costantinopoli, lo sappiamo, è un'antica capitale non solo geografica, politica, ma soprattutto morale e cristiana, una delle sedi più antiche della cristianità, dove si venera proprio Maria con il nome greco Odegitria, che in italiano significa Madonna del cammino buono, del cammino sereno, del cammino di pace. Ecco, noi siamo qui in questa cappella proprio per pregare, non solo per la città di Terlizzi, ma proprio per l'umanità intera, perché possa incamminarsi sul sentiero della pace, sul sentiero della convivenza serena e fraterna. Noi sappiamo che Maria a Cana di Galilea dirà: fate ciò che egli, cioè il Signore Gesù, vi dirà. E Gesù cosa ha detto? Io sono la via. Per cui, come dice San Bernardo e tanti padri della Chiesa, a Gesù per mezzo di Maria, quello che noi vogliamo fare sempre. Con un nuovo appello, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pier Battista Pizzaballa, invoca la pace per la striscia di Gaza, travolta dalla catastrofe. La gente non ha più nulla, mancano cibo, acqua, medicinali. Una tregua è possibile, basta volerlo. Un cessate il fuoco a Gaza è sempre più urgente. Sono le parole del cardinale Pier Battista Pizzaballa, il patriarca di Gerusalemme dei Latini, che affida ai media vaticani.
Il suo è un nuovo grido di dolore che racconta di una striscia dilaniata da morte e caos. Negli occhi del porporato sono ancora vivide le terribili immagini di quegli uomini, donne e bambini che qualche giorno fa hanno perso la vita nel tentativo di accaparrarsi qualche scampolo di aiuto. Non c'è alcuna forma di controllo del territorio, afferma con un sospiro che sa di dolore. E a complicare enormemente tutto c'è anche l'arrivo sempre più problematico degli aiuti umanitari. Pizzaballa non trova adeguato che ora i pacchi alimentari e i beni di prima necessità vengano lanciati a grappolo con dei paracadute. Serve, fa notare il cardinale, una soluzione più sistematica e coordinata, perché una scelta di questo tipo rischia di aumentare la confusione. Dal racconto del patriarca di Gerusalemme emerge il ruolo di una chiesa locale che non si occupa solo delle proprie necessità, ma riesce ad aiutare anche le popolazioni vicine. Non può esserci un diritto a sopprimere una vita umana, quanto sostiene la Pontificia Accademia per la Vita commentando la decisione della Francia di inserire il diritto all'aborto nella Costituzione. La tutela della vita prosegue e il primo obiettivo dell'umanità. Sentiamo. 780. Contro. Nell'epoca dei diritti umani universali non può esserci un diritto a sopprimere una vita. È quanto si legge nella nota diffusa dalla Pontificia Accademia per la Vita dopo l'inserimento nella Costituzione francese della garanzia della libertà per le donne di ricorrere all'aborto. La tutela della vita umana, prosegue la nota, è il primo obiettivo dell'umanità e può svilupparsi soltanto in un mondo privo di conflitti e lacerazioni, con una scienza, una tecnologia, un'industria a servizio della persona umana e della fraternità. La richiesta a tutti i governi e a tutte le tradizioni religiose è a dare il meglio affinché in questa fase della storia la tutela della vita diventi una priorità assoluta, con passi concreti a favore della pace e della giustizia sociale, con misure effettive per un universale accesso alle risorse, all'educazione e alla salute. Le particolari situazioni di vita e i contesti difficili e drammatici del nostro tempo, si legge, vanno affrontati con gli strumenti di una civiltà giuridica che guarda prima di tutto alla tutela dei più deboli e vulnerabili. Per la Chiesa Cattolica, ricorda la Pontificia Accademia citando Papa Francesco, la difesa della vita non è un'ideologia, è una realtà umana che coinvolge tutti i cristiani. E che la cultura della vita non è patrimonio esclusivo dei cristiani, ma appartiene a tutti coloro che, adoperandosi per la costruzione di relazioni fraterne, riconoscono il valore proprio di ogni persona, anche quando è fragile e sofferente. Non dobbiamo dimenticare che lo Stato si costruisce nella sussidiarietà e nella solidarietà. Sono le parole di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, a proposito del disegno di legge sulla autonomia differenziata. Vediamo. Pur essendo una regione a statuto speciale, la Sicilia non può esimersi dal considerare le conseguenze dell'autonomia differenziata in tutto il paese. A sostenerlo è Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. Già lo scorso novembre, il pastore e gli altri presuli siciliani avevano inviato al governo alcune osservazioni sul disegno di legge che detta disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Il senso generale della riforma, che ha avuto il via libera al Senato e che porta la firma del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, è quello di una riduzione delle materie di competenza esclusiva dello Stato. Per la Chiesa siciliana è necessario che siano assicurati in maniera uniforme per tutto il Paese i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Non dobbiamo dimenticare che uno Stato si costruisce nella sussidiarietà ma anche nella solidarietà e determinati diritti che sono quelli all'istruzione e quelli alla sanità vedono ancora troppi divari. Anche la Sicilia ne ha, nonostante sia una regione a statuto speciale. Per Monsignor Renna, la politica deve agire affinché si realizzi un'unità nazionale reale, amministrativa, sociale ed economica. Nel momento in cui si penalizza una parte del Paese, si rischia di tirare nel baratro tutto il resto di essa, perché la Costituzione ci dice che solidarietà e sussidiarietà vanno insieme. Si tratta di non tradire
né le aspettative della Costituzione né le aspettative di tanti cittadini che hanno contribuito in ogni modo a costruire il paese. Pensiamo a quanti dal sud sono andati al nord, e non dimentichiamoci che se degli errori sono stati fatti, ecco, bisogna correggerli, ma non penalizzare una intera parte del paese. Accordo tra medici di famiglia e Regione Puglia per potenziare la medicina territoriale. Regole certe per il futuro. Sentiamo. Potenziare la medicina territoriale, uniformare la partecipazione dei medici di assistenza primaria all'interno delle aggregazioni funzionali territoriali, individuando le risorse per supportarli e garantire continuità assistenziale. Sono alcuni degli obiettivi previsti dall'accordo siglato tra la Regione Puglia e i sindacati della medicina generale, che arriva dopo la gestione dei recenti piani emergenziali. L'intesa, spiega l'assessore regionale alla salute Rocco Palese, arriva dopo un anno e mezzo di lavoro e si fissano regole certe per il futuro, ampliando orari e servizi per i pazienti, che possono continuare a rivolgersi ai loro medici di medicina generale con rinnovata fiducia. L'accordo riconosce e conferma che il rapporto che si instaura tra le ASL e i medici è di lavoro autonomo, parasubordinato e convenzionato, aggiunge il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Si investe sulla medicina generale facendo salvi i diritti acquisiti, migliorandone l'organizzazione e fornendo a tutti i medici gli strumenti in termini di personale e tecnologie per svolgere al meglio il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario, commenta Antonio Giovanni De Maria, segretario FIMG Puglia, che sottolinea il riconoscimento della validità del modello organizzativo pugliese della medicina generale, che abbiamo sostenuto, continua, e per il quale ci siamo battuti in questi anni. De Maria evidenzia che si tratta di un modello che sarà il fulcro per attuare le case di comunità in Puglia. Casa Sollievo della Sofferenza e Policlinico di Bari si classificano al primo e secondo posto tra gli ospedali del Sud Italia. Sentiamo perché nel servizio. L'Istituto di Ricerca Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e il Policlinico di Bari si piazzano rispettivamente al primo e secondo posto tra gli ospedali del Sud Italia nell'annuale classifica italiana dei migliori ospedali del mondo, redatta dalla rivista americana in collaborazione con la società Statista. Ringrazio gli operatori di questi due grandi ospedali storici pugliesi, ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per il loro duro impegno che alla fine porta i frutti dei riconoscimenti anche internazionali. La Puglia, fino a qualche anno fa, continua Emiliano, era in fondo a tutte le classifiche dei livelli essenziali di assistenza e oggi invece è ai primi posti insieme alle regioni più ricche, che da sempre possono contare sul maggiore finanziamento dello Stato centrale. Insomma, la Puglia riesce con meno soldi e meno personale a raggiungere livelli di eccellenza nelle cure, in un sistema che è in sofferenza per il sottofinanziamento storico. Per questo ringrazio chi ogni giorno lavora in silenzio per questi risultati, conclude. Il sistema sanitario regionale di alta specializzazione, dichiara l'assessore alla sanità Rocco Palese, si fonda sull'integrazione tra ospedali pubblici e ospedali ecclesiastici come quello di San Giovanni Rotondo. Solo potenziando questa collaborazione e integrando sempre di più le eccellenze anche con il privato convenzionato, potremo continuare a fornire ai pugliesi servizi di eccellenza e limitare la mobilità passiva. È stato presentato a Bisceglie lo studio condotto dall'Università di Bari sulle povertà e sugli interventi posti in essere nel territorio comunale. Ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio. Una ricerca da cui emerge che la povertà è un fenomeno multidimensionale. Stiamo parlando del monitoraggio sulle povertà e sugli interventi posti in essere sul territorio di Bisceglie, un'indagine commissionata dal Comune della provincia BAT al Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Secondo i ricercatori, oltre a quella materiale economica, si registra un'evidente povertà educativa, soprattutto nelle famiglie giovani. Sappiamo che le persone più anziane qualche rete di tutela ce l'hanno attraverso la pensione, fosse anche solo la pensione sociale, ma sono i giovani, le famiglie giovani con bambini, con minori, che sono quelle più a rischio di povertà, e quindi è su queste che a nostro parere le politiche sociali dovrebbero porre più attenzione. Per la coordinatrice della ricerca, Armida Salvati, i dati che emergono dal territorio biscegliese sono simili a quelli degli altri comuni del sud. Parliamo di povertà educativa al 40-42% e sono già dei numeri che devono far pensare, perché dobbiamo pensare che un 40% dei nostri minori non hanno accesso alle misure più importanti per la crescita, per la formazione e per la possibilità di sviluppare le proprie chance di vita, le proprie potenzialità di vita. La soluzione dunque è fornire non solo assistenza materiale e economica, ma anche un supporto di tipo sociale e culturale. A parità di reddito, una persona che vive in un tessuto che ha una buona infrastrutturazione sociale, quindi servizi come asilo nido, centri diurni, sostegno educativo, vive meglio, è più ricca a parità di reddito. Quindi dobbiamo necessariamente coinvolgere un tessuto sociale che in una città come Bisceglie è ricco di potenzialità. Per il sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio Angarano, si tratta di una prima raccolta di dati che consentirà ai servizi sociali del comune di effettuare interventi sempre più puntuali. L'obiettivo è proprio quello di rendere i cittadini in difficoltà liberi, non lasciare indietro nessuno, emanciparli, e non soltanto attraverso un'autonomia economica, indipendenza economica, ma anche e soprattutto attraverso un'indipendenza sociale, culturale, e quindi consentire loro di collaborare e contribuire al benessere e al progresso dell'intera comunità. Trasformare le politiche sociali da mero assistenzialismo a percorsi di inclusione e emancipazione sarà l'obiettivo dei prossimi anni di questa amministrazione. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, che termina qui. Grazie per aver prestato la vostra attenzione e vi auguriamo un sereno pomeriggio.